Non Siamo so, vi live. sento molto aperti. Ci senti meglio adesso, Buongiorno a Daniele? tutti. Stiamo cercando di risolvere dei problemi tecnici con il nostro ospite, che ci sente male. Legati al fatto che, ovviamente, non essendo lui in casa, ma essendo in vigna... Allora, se parla uno solo... Ok. Noi sentiamo. Parlerà solo la Marchi. Ok. Voi mi sentite? Vai, proviamo. Sì. Io direi che adesso facciamo una prova e iniziamo. Vediamo un po' come va. E nel caso, se è il caso che dobbiamo riprogrammarla, la riprogrammeremo. Noi siamo il Caffè dell'Uomo Errare. E oggi abbiamo un altro ospite, dopo Dino di lunedì, abbiamo Daniele che lavora per la Cascina Gentile. La Cascina che lavora per la Cascina Gentile, che adesso poi vi manderemo tutte anche le informazioni in provincia d'Alessandria, ma ci parlerà meglio Daniele e ci racconterà un po' cosa sta facendo. E abbiamo pensato di chiamare la puntata di oggi Il Tempo della Vigna. Questo per capire un po' lo scorrere del tempo, come può essere vissuto a seconda della situazione, a seconda dei progetti della nostra vita e anche come sta cambiando in questo momento in quarantena. Noi siamo tutti chiusi in casa e stiamo dando una diversa valutazione del nostro tempo rispetto a quella che diamo normalmente. Gli impegni sono ovviamente diminuiti, si lavora da casa, non ci si esce, non ci si sposta. E volevamo vedere anche appunto con Daniele, che è un vignaiolo, quindi che lavora nelle vigne, com'è invece il tempo per chi lavora in campagna e se è cambiato qualcosa o se generalmente il tempo di per sé ha uno scorrere diverso. Sì, allora spero che mi sentiate. C'è anche un po' di vento oggi qua, quindi non so, magari c'è anche il brusio. Perfetto. Sì, sono Daniele Ottone, Cascina Gentile, Capriata d'Orba, Piemonte. Sul Piemonte, per partire con la provincia di Alessandria, e niente, sono la terza generazione di vignaiolo, è stato mio nonno, poi mio zio, e dal 2009 io, che ho fatto scuola logica ad Alba e l'università a Torino. E niente, oggi ci tenevo a farvi vedere, a farvi uscire un po', a vedere se fuori potete vedere qualcosa. Sono qua in vigna, non so se vedete. Oggi c'è anche un bel sole. E quindi niente, ci tenevo a far sapere che comunque, come vignaioli o agricoltori, diciamo, abbiamo continuato a fare il nostro lavoro imperterriti perché la natura comunque va avanti e siamo un po' abituati, no? Questo tempo rallentato, perché seguiamo dei ritmi diversi da chi magari lavora in fabbrica o lavora in un ufficio o comunque vive in città. E quindi ho colto l'invito di Martina per partecipare. Noi abbiamo iniziato a parlarne già da ieri e una delle domande che è venuta fuori sia da Gaia che da Lorenzo, adesso non so se uno dei Mi due sentite vuole. tutto? Ho saltato. Sì? No, perfettamente. C'è il vento, però fa parte dell'aria aperta, direi. E volevo sapere se Gaia e Lorenzo volevano rifare la domanda che avevamo posto a Daniele ieri. Allora, sì, io una cosa che intanto, vabbè, a parte la differenza tra, cioè, il vignaiolo è quello che lavora nella vigna e fin qua ci arrivo. Io non so niente di campagna, innanzitutto. Sono quello che più, mi vengono più domande perché non sapendo niente chiedo tutto. Per lavorare in una vigna, un vignaiolo non è un enologo e non è, in teoria, se non, poi correggetemi, non è neanche un sommelier. Però uno che lavora in una vigna e quindi fa il vino, quanto deve sapere di vino? O è più importante l'amore per la campagna, la capacità di lavorare all'aperto, eccetera? Come, diciamo, il rapporto con il prodotto poi che fate voi? Questa era la domanda un po' che mi era venuta riflettendo. Non so se hai sentito tutto. Aspetta che... Forse sei mutato, che non ti sentiamo. Sì, devi smutare il Ho microfono. Ok, sentito a perfetto. pezzi quello che hai detto.
Sentivo bene Martina e sento bene Gaia. Lorenzo lo sento male. Allora, se vuoi ti rifaccio io la domanda che ha... Qualcuno mi riassume la domanda? Esatto, era la stessa che ti ho fatto io ieri, cioè abbiamo sentito questa parola vignaiolo. E però in realtà io, cioè proprio a vignaiolo non riuscirei a dare una definizione, cioè il vignaiolo è più un agricoltore o, e Lorenzo diceva, quanto un vignaiolo, che, quindi probabilmente è proprio quello che produce, si occupa della vigna, della raccolta dell'uva, poi probabilmente anche della produzione del vino in sé, quanto deve saperne di vino, quanto ne sa di vino? Funziona? Sì, sì, allora, il vignaiolo di per sé... Allora, il vignaiolo sostanzialmente è quello che in Francia chiamano vigneron, e sarebbe quello che, diciamo, segue un po' tutte le fasi, no? Nel senso, parte dalla, cioè, la sua vigna, vinifica la sua uva, e mette in bottiglia il suo vino e lo vende, diciamo. Il viticoltore può essere più legato, diciamo, alla coltivazione dell'uva solo, l'enologo, quello che in Spagna si chiamano winemaker, diciamo, quello che fa il vino, e poi ci può essere anche la parte commerciale. Quindi, diciamo, vignaiolo sta a indicare una persona che segue tutto, tutte le tre fasi, tutte le fasi della produzione. Ok, quindi tu segui sia la vigna, quindi la messa delle barbatelle, la coltura in sé della pianta, eccetera, la raccolta, quindi anche la vendemmia, e poi hai anche la cantina che produce il vino. Sì, sono one man band. Faccio tutto io, nel senso pianto la vigna, la porto avanti, la raccolgo e ci faccio il vino e lo vendo. Quindi seguito... mi troverete in vigna, mi troverete in cantina, mi troverete in fiere e mi troverete per tutto. Quindi tu hai sempre seguito tutte e tre le fasi o hai iniziato seguendo magari una sola fase e poi ti sei specializzato in tutte? Sentiamo poco, ci sentiamo molto poco. No, io ho iniziato seguendo tutte e tre le fasi, seguendole non in prima persona, ma seguendo mio zio, che purtroppo mio nonno non l'ho conosciuto perché è morto nel 84, io sono nato nel 88, però seguivo sempre le stesse fasi. Mi sentite? Sì, 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 adesso sì. Quindi sì, l'ho sempre seguita prima, diciamo, non personalmente, e dal 2009, quando ho finito la scuola enologica, mentre ho iniziato l'università, l'ho seguita in prima persona, nel senso che decidevo poi io cosa fare, sia in vigna che in cantina. Ed è stato un passaggio normale, nel senso, mio fratello fa l'ingegnere navale, non gli interessa diciamo, questa parte del vino, e quindi non è che c'è stata una forzatura o una sensazione di dire devi fare questo lavoro. Mi piaceva, l'ho fatto. Anche perché consiglio a tutti quelli che vogliono iniziare questo lavoro di farlo solo se gli piace, se sono appassionati, perché sennò è veramente dura e non è sempre facile farlo. Certo. Io ho una domanda. Vado? Mi sentite? Sì. Delle foto che sta facendo vedere adesso, ci hai mandato delle foto appunto che sono le vigne, la cascina. Volevo parlare di questa foto qui, non so se si riesce a vedere bene. Se vuoi raccontarci un po' magari che uva è, che procedimento è, che qualcosa, se la vedi. Sì. Allora, questa qua è dove noi facciamo passire l'uva, per fare un passito, noi facciamo un passito anche di Cortese. Le varietà principali sono Cortese, Barbera, Dolcetto e Timorasso, perché siamo nella zona del Gavi, dell'Ovada e del Dertona. Questo è un gioco, una cosa che mi piace fare, nel senso che si raccoglie queste uve, sono circa 2500 grappoli appesi lì, per un totale di circa 10-12 quintali d'uva, che viene fatta passire fino a febbraio-marzo, quindi da settembre fino a marzo, e poi si fa un passito, quindi un vino che rimane poi dolce, perché si disidrata l'uva, diciamo, e si concentra le zucche. Ma questo è un vino così che... È un vino che si è sempre fatto, si è sempre messo a passire l'uva in tutte le zone vitivinicole per fare il vino, diciamo così, per le feste, per le occasioni speciali. E questo è un gioco, diciamo, che poi si è trasformato in un evento. Io ho una domanda. Tu, cioè, da
Cioè, è una domanda che probabilmente è stupida, perché poi probabilmente tu dirai che la risposta è abbastanza logica, però dallo stesso tipo di uva si possono fare vini diversi, giusto? Sì, sì. E quindi cosa cambia? Cioè, io parto da uva che, non so, è tipo B, e poi posso ottenere due varietà diverse di vino. Come faccio? Cambio il procedimento in cui che faccio seguire alla lavorazione dell'uva? Sì, no. Allora, ad esempio, faccio l'esempio. Questo passito qua è fatto con il Cortese, che è la stessa uva che noi utilizziamo per fare il Gavi, che è un vino fermo. Ok. E con il Cortese facciamo anche un metodo classico, quindi uno spumante. Dipende sostanzialmente, non dipende tanto, non è la stessa uva, nel senso che sono vigne diverse, sono posizioni diverse, l'uva matura in modo diverso e ci si adegua, diciamo, a fare queste cose qua. Quindi non è la stessa uva proprio che viene vinificata in maniera diversa, è anche la stessa varietà che viene vinificata in maniera diversa, ma viene da vigneti diversi e deve avere delle caratteristiche di base di partenza diverse. Perché per esempio, facciamo un esempio in Francia, Pinot Nero fanno degli ottimi champagne a nord della Francia e fanno degli ottimi vini rossi che sono Borgogna, quindi nel senso cambiano le condizioni climatiche, cambia l'epoca di maturazione, quindi dalla stessa uva possono fare vini completamente diversi. Qua diventa una lezione di enologia rapidissima, in un secondo. Ti posso fare al volo un paio di domande tecniche? Scusate, due domande insieme. Gaia chiede la zona precisa. Sì, in realtà. Volete. Gaia chiede la zona precisa. Allora, la zona è Capriata d'Orba. La zona è Capriata d'Orba, che rimane in provincia d'Alessandria, tra Ovada e Gavi. Incredibile. Quindi proprio... Aspetta, Gaia. Io sentivo, Gaia, sei tu che non senti, mi sa. Ti diceva che la zona è Capriata d'Olbia. Comunque, Capriata d'Orba. D'Orba, in provincia d'Alessandria, e tutto il Piemonte, proprio confine con la Liguria, rimane tra Ovada e Gavi. Ok, ora ti sento. E la zona, diciamo, come denominazione, come produzione di vino, è quella del Gavi, dell'Ovada. Io conosco, poi Lorenzo forse ha una domanda, poi tra l'altro. Anche Davide ha una domanda, giusto Davide? Sì, io la faccio? Vai. Io sì, volevo agganciarmi un po' a tutta questa micro lezione di vino che stiamo facendo e volevo avere un'idea su queste due cose. Una è quanto tempo passa più o meno, e se puoi darci una risposta, dal momento in cui si comincia a fare l'uva al momento in cui hai il vino in bottiglia. E l'altra cosa è un po' qual è il rapporto tra quantità di uva che ti serve e quantità di vino che hai come prodotto finale. Allora, per le quantità, diciamo che va a seconda dei disciplinari, comunque mettiamo che una media può essere 60 quintali ad ettaro, da cui ottieni una resa del 70% in vino, più o meno. Quindi 6x7, 42, sono 4200 litri, da un ettaro più o meno, e che sono circa 6000 bottiglie, giù di lì. E per quanto riguarda il tempo... il tempo è lungo, nel senso che, e questo anche era un po' il tema, no? Nel senso, il discorso di parlare di in questa giornata, in questa puntata, perché per piantare una vigna, a differenza di tutti gli altri lavori agricoli, no? Che più o meno sono lunghi, però nell'arco dell'annata magari ti la risolvi, piantare una vigna vuol dire aspettare, perché pianti la vigna, dopo 3 anni puoi avere i primi grappoli, però per avere dei grappoli di una certa qualità magari devi aspettarne 5, 6, 7, 8 e poi comunque una volta che lo raccogli devi fare il vino, quindi almeno passa un anno, se fai dell'invecchiamento ne passano 2, 3, quindi magari ti ritrovi ad avere da quella vigna lì le prime bottiglie dopo 6 o 7 anni e quindi questo si capisce che quando uno decide di piantare una vigna non sempre lo fa per un motivo prettamente economico, ma perché crede in quel progetto lì e in quella... in quel fare, in quel lavoro. Nel senso, Enzo Bianchi faceva una bellissima citazione che parla di piantare una vigna, dice che fare un matrimonio con la terra, stipulare, diciamo, un'alleanza e dire che lì, cioè, si vuole aspettare, diciamo, questi frutti e lì si vuole iniziare il lavoro, quindi si ha l'attesa di quest'uva.
Tra l'altro, collegandoci a questo discorso sul tempo, come scorre il tempo per te? Cioè, tu da quando è iniziata la quarantena hai sentito delle differenze rispetto a quella che è la tua vita abituale nei tempi della campagna, oppure no? Allora, siccome siamo qua da noi, più o meno l'epoca di quarantena è iniziata più o meno a fine febbraio, io ero in ritorno dagli Stati Uniti per delle degustazioni, degli eventi, sono arrivato qua e tutto si è bloccato, ma va bene che si è bloccato in questo periodo qua in cui noi abbiamo comunque da riniziare la campagna, quindi da iniziare il lavoro in campagna, quindi diciamo le nostre giornate sono state più o meno quelle che potevano essere negli altri anni o in altre situazioni, anche non di qua. Non si fa il lavoro in villa, manca diciamo la parte di svago la sera, gli aperitivi, le degustazioni, le cene, sta chiuso in casa, però si continua, diciamo. E questo è secondo me un vantaggio che abbiamo noi di poter uscire, di poter continuare la nostra vita normale, di avere le nostre regolarità e capiamo la difficoltà invece di chi vive magari in città, così che fatica, no? A sopportare questo momento di isolamento, di stare da soli, perché poi dopo che uno fa 10.000 torte, fa la pasta, cucina, legge i libri, tutto, dopo un po' si deve anche mettere lì e magari gli viene da fare a ragionare, a stare da solo con se stesso e a fare qualche anche esame di coscienza, no? E quindi magari la gente non è abituata sempre a correre avanti e indietro, non si ferma mai a pensare a quello che fa, a quello che deve fare, mentre noi abbiamo tantissimo tempo. Tra l'altro, oh, non mi sa che. Pensare a queste cose qua cambiato di te, perché naturalmente con ristoranti, enoteche, bar, importatori fermi, quello è un problema. Questo, tra l'altro, un'altra delle cose che ci dicevamo era appunto la prospettiva in anni, dal momento in cui pianti la vigna al momento in cui avrai le prime bottiglie, non puoi pensare in giorni, non puoi pensare in settimane, ma devi per forza programmare per anni o per decenni. Ma invece, tipo un singolo evento come questo, appunto, dicevamo l'e-commerce, la vendita al distributore, sono eventi giorno per giorno, come potrebbe essere anche soltanto una grandinata. Quindi c'è questo doppio binario, no? Il progettare per anni e poi però la vita quotidiana del giorno per giorno di quello che succede. Sì, intanto sento qualche ambulanza. Tolgo, scusate, mi. Comunque, sì, noi abbiamo questo duplice. Sentite? No. Credo sia l'abitudine ormai lì a Milano, queste zone purtroppo. E comunque, sì, noi viviamo, diciamo, il progetto di piantare una vigna, di fare vignaiolo, di avere una cantina è sicuramente un progetto che deve essere un po' più di vita, no? Nel senso un progetto a lungo, molto lungo termine, che magari neanche io, comunque la persona che la inizia lo finirà, nel senso che ha iniziato mio nonno e lo sto continuando io e chissà quando finirà. E questo l'ho notato soprattutto nei paesi dove c'è una grande tradizione vitivinicola, Italia, Francia soprattutto. Già negli Stati Uniti sono stato appunto quest'inverno in Napa Valley e lì non lo vedono assolutamente questa concezione, per loro è fare business e fare un progetto che si inizia e chiude quando chi l'ha iniziato. Quindi noi ragioniamo in questa maniera qua, perché per noi non, in primis è una tradizione, diciamo, è qualcosa anche di emotivo. Per quanto riguarda invece il vivere la giornata, sì, noi progettiamo a più lungo termine possibile, però sappiamo benissimo che siamo condizionati da una cosa che a fatica riusciamo a prevedere, che è il tempo. Il tempo sia inteso come tempo materiale di fare le cose, sia come tempo, nel senso di tempo atmosferico. Nel senso che tu puoi programmare, ok, domani faccio questo, questa settimana faccio questi lavori, poi piove 3 giorni e tu quei lavori lì non li fai. Fai dell'altro perché qualcosa da fare c'è, però non fai quei lavori lì. Ed è tutto il lavoro che si accumula e comunque dovrai fare prima della fine della stagione. E quindi questa qua è la prima condizione che abbiamo. Avevo una domanda Mi segnata che. sentite? Sì, benissimo. Ti faccio una domanda di Gaia perché per evitare casini con i microfoni ti
faccio da portavoce. Gaia ti chiede: un tempo la vendemmia si faceva aiutandosi tra amici e tra vicini. Ora per motivi fiscali di voucher non possiamo, cioè non si può più fare. Com'è cambiata quindi la vendemmia rispetto a qualche anno fa? Allora, sì, io su questo ho fatto anche un post un po' polemico, diciamo, scorsa vendemmia, perché sì, la vendemmia è sempre stata fatta, è sempre stato un periodo di festa, di gioia, no? Perché per il contadino in generale, anche una volta quando si... il contadino era colui che faceva più lavoro, cioè aveva l'allevamento, aveva la parte di cereale, aveva la parte di vigna, perché sostanzialmente faceva un'agricoltura di sostentamento, cioè serviva in primis per lui per mangiare, poi se avanzava si vendeva qualcosa. E la vendemmia è sempre stata la fine dell'anno per l'agricoltore, per il contadino. E quindi è sempre stata una festa perché portavi a casa i frutti, no? E quello che ti poteva poi anche garantire la sopravvivenza del periodo invernale. E quindi è sempre stata vissuta come una festa, un momento di allegria, di gioia. Si cantava in vigna, si facevano le feste la sera, si faceva... Era invece negli ultimi anni, purtroppo, a causa di, secondo me, stupide leggi burocratiche, io non posso più invitare neanche un cliente o un amico che viene ad aiutarmi senza voler essere pagato, perché non vogliono essere pagati, vogliono vivere la giornata, raccogliere l'uva, certo. Stare insieme, fare festa. Io non posso, perché se venisse il controllo dell'ispettorato del lavoro o qualsiasi altro ente che ci può controllare, ci multano come se fosse lavoro in nero. E il problema è che non ci permettono neanche di avere delle soluzioni per assumere delle persone per questo periodo, che poi alla fine sono 7, 8, 10, 20 giorni, no? Di lavoro all'anno in cui devi raccogliere quest'uva. Non ci sono modalità semplici per assumere persone che vorrebbero venire a fare questa esperienza. Gaia diceva che è d'accordissimo con quindi te. È cambiata, che anche... sì, è cambiata parecchio, diciamo, la raccolta. Gaia diceva che è d'accordo con te, anche lei ha fatto sempre la vendemmia da quando aveva 5 anni e adesso non può più farla. È una cosa veramente, vabbè, al limite delle leggi sensate, direi, anzi un po' fuori dal limite delle leggi sensate. Lorenzo voleva farti un'altra domanda e chiederti il tuo percorso di studi. A noi l'hai già raccontato, però è molto interessante per vedere un po' come, appunto, anche tu dicevi, è un'impresa che aveva aperto tuo nonno, l'azienda, però come è nata la tua passione? Mi senti? C'è un momento di... Ma allora, sostanzialmente è nata in primis per fare, cioè avevo l'azienda a casa, ma nessuno mi ha detto di fare la scuola analogica o studiare agraria, fare quello, tant'è che mio fratello appunto ha fatto fisica e poi ingegneria. Però era in terza media, bisogna scegliere cosa fare superiori e le opzioni non erano molte, nel senso liceo, sei perito agrario e poi ci si... danno un volantino, no, con tutte le scuole del Piemonte, c'era questa scuola logica di Alba, dove era specializzata in viticoltura e enologia, a me piaceva la materia, e quindi sono andato a quelle che sono le giornate che fanno per presentare la scuola, e appena arrivato alla presentazione comunque erano i ragazzi dell'ultimo anno che servivano il vino che avevo fatto a chi veniva a visitare la scuola. E quindi già lì ho detto, ma però può essere interessante questa scuola. E per fare qualcosa di diverso, quindi ho iniziato a fare questa scuola analogica e mano a mano, per fortuna, mi è venuta sempre di più questa passione per questo lavoro, perché quella scuola lì è molto ghettizzante, nel senso che si parla solo ed esclusivamente di vino, sempre, vino, vigna, e quindi se non ti piace proprio la materia è molto difficile poi finirla. Io l'ho finita, bene, in tempo, ci si diverte proprio una scuola... Molto a me sta saltando goliardica, tra l'altro. Daniele, e dura 6 anni invece che 5, una scuola superiore, e alla fine di sesta
c'era un'altra scelta da fare, fare l'università, fermarsi a casa. Aspetta, Daniele, mi senti? Fare. E nel Daniele, mente, mi senti? Uscito anche un po'. Si è bloccato. Sì, stoppa un attimo. Secondo me non posso. Daniele, mi senti? Adesso sì. Sentite? No, sì, adesso sì, prima ti abbiamo perso. Siamo arrivati fino al fatto che dura, che dura 6 anni e non 5. E poi è iniziato a saltare tutto. Sì, quindi dura 6 anni. Adesso mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì. Mm-hmm. E, sì, dura 6 anni invece che 5, quindi alla fine di sesta bisognava scegliere dove andare, cosa fare, e quindi un altro bivio. E le opzioni erano fare l'università, quindi fare viticoltura oppure fermarsi a casa a lavorare. Nel mentre era uscita anche la possibilità di andare a lavorare a Capo Verde per dei missionari volevano piantare queste vigne e avevano bisogno sostanzialmente, era una cosa finanziata dalle aziende di Langa, dovevano poi avere delle persone giù fisse che spiegassero a queste persone come piantare la vigna e come fare il vino. Quindi io e mio compagno di enologica dovevamo andare giù. Poi in realtà la cosa è scemata, nel senso che il compagno non ha voluto procedere e io allora ho deciso di fermarmi a casa nel mentre fare l'università. E poi finita l'università sono appunto fisso 24 ore su 24 in azienda. Senti, una domanda, adesso ci avviciniamo un po' alla chiusura. Vabbè, prima poi parlando di Alba, Gaia ha citato Fenoglio, ci ha scritto Fenoglio, quindi nella possibilità adesso non possiamo venire a trovarti, ma per venire a visitare Alba... No! Abbiamo perso la connessione. No! È il bello della diretta. È il bello della diretta. Beh, io... morto sul più siamo comunque a 27 minuti. Aspetta, è ritornato. Ecco, tornato. Caramba. Eccoci, ti avevamo perso. Non so cosa è successo, ma è saltato tutto. Però tu sei tornato. No, volevo dirti appunto, adesso che siamo verso la chiusura, in questo momento non possiamo venire, ma in un'ipotesi di una gita d'Alba, si può venire a visitare la cascina, magari non far la vendemmia? Daniele, mi senti? Sì, allora voi potete venire quando... Sì. Okay. Potete venire quando volete, appena sarà finito questo periodo qua, potete anche venire a fare la vendemmia, nel senso, non mi interessa, nel senso che appunto, nel senso, la gente deve anche reagire a queste situazioni qua, perché sennò non si può continuare. Io mi sto mettendo le immagini. Venite quando volete, io la mia cantina... Sì, la mia cantina è sempre aperta a tutti in qualsiasi momento, venite, non c'è niente da nascondere. Questa secondo me è la cosa fondamentale, al di là delle certificazioni, delle cose, la possibilità di conoscere chi fa le cose, come le fa e vedere con mano, no? Ed avere la fiducia, no, in queste persone qua. Quindi io sono sempre aperto, magari avvisando, perché magari sono in vigna e tempo che suona del campanello non riesco ad arrivare in tempo, però... Io ho messo le foto dei tuoi vini per chiudere e tra l'altro c'è la possibilità in questo momento anche per chi volesse ordinare del vino, c'è la possibilità di riceverlo in casa, anche noi poveri milanesi? Sì, allora noi per il momento ci siamo attrezzati subito con spedizione gratuita da 6 bottiglie in su, e per ora si fa, diciamo, scrivendo all'email daniele.ottone@gmail.com o chiamando il mio numero che è 349-69-177. A breve metteremo su un shop online dove la gente è tutta in autonomia caricando, diciamo, il suo carrello, e probabilmente sarà un shop condiviso con altre cantine della stessa, diciamo, filosofia. Perfetto, molto bello. Poi... noi le scriviamo queste info che sono interessanti anche. Sì, sì. A parte il numero di telefono, ma lo scriviamo. È meglio, così siamo sicuri. Va bene. Va bene.
Mi sa che Gaia voleva fare i saluti d'uscita, ma non ci sente. Non ci sente. Cioè, o meglio, io sento tutti tranne Daniele. Vabbè, direi che comunque possiamo. Sì, io vi sento. Finire qui. Siamo arrivati alla mezz'ora. Esatto. Poi non so se avete... Esatto. Vai, vai, Lore. Niente, ringraziamo il nostro ospite Daniele, grazie mille di essere stato con noi. È stato un piacere, direi che è stato molto interessante, in particolare parlo per me, per uno che non sa niente di questi argomenti, sarei andato avanti a parlare un'altra mezz'ora e magari ci salutiamo nella speranza di poterti venire anche te a trovare presto, c'è un'altra gita dell'umano mare alla vigna. Ad Alba. Quando parla Lorenzo ci sono dei problemi. Ecco, allora niente. Oggi, Marti, oggi, oggi è la puntata dei problemi. Non solo cioè... oggi. Non solo oggi, ma oggi particolarmente. Oggi vanno tutti a coppie. Qualcuno sente qualcuno e non sente un altro. No, diceva Lorenzo che ti ringraziamo tantissimo e l'augurio che ci facciamo tutti quanti noi è di venirti a trovare il prima possibile. Nel frattempo magari ordiniamo del vino. E niente, no, grazie, grazie proprio. È stato molto bello. È stato proprio bello l'incontro di oggi. Grazie mille, anche perché l'idea è stata tua, quindi proprio grazie di cuore, perché è stata un'idea bellissima, quindi siamo stati proprio molto contenti di partecipare. Quando volete, siete i miei ospiti. E noi ci rivediamo venerdì, sempre alle 14.15. Esatto. Parleremo con Guido Beltrami, che tangenzialmente è mio fratello. E parleremo anche lì di vigne, parleremo anche lì di vino, perché è un altro enologo, però una zona diversa. Ho sentito poco. Ti hai sentito? Oggi la diretta non va. Io ho sentito. Oggi è andata così. Va bene. Titolo quindi della ci vediamo venerdì. Moglie esatto. Vuoi. dei vigneti tuoi. Esatto. Va bene. Abbiamo perso Daniele però andiamo per chiudere. Qui. Chiudiamo. Vabbè, intanto chiudiamo. Va bene. Ragazzi, grazie a tutti, grazie di aver sopportato i problemi tecnici della giornata. Vediamo scusa. Ma d'altronde anche l'Inps ha problemi, per cui possiamo permetterci di averceli anche noi, direi. Abbondantemente. Aspetta che è tornato Daniele, così lo salutiamo e chiudo, se riusciamo. Se no, lo salutiamo lo stesso. Anche Gaia. No, oggi mi dispiace. Mi dispiace oggi. Dai, chiudiamo così. Ciao, Daniele. Vediamo alla prossima. Ciao a tutti, grazie Daniele. Grazie per essere stati con noi.